Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: torna il sorriso sul volto di Carlotta Mantovan dopo la perdita dell'amato Fabrizio Frizzi. È di nuovo innamorata? La storia tra Carlotta Mantovan e il compianto presentatore Fabrizio Frizzi è nata tra mille polemiche, legate alla grande differenza d'età tra i due. Ben 24 anni. E tanto è bastato per far storcere il naso ai soliti benpensanti. Nonostante tutto, i due decidono di andare avanti per la loro strada e nel 2014 coronano il loro sogno d'amore, che si completa con la nascita della piccola Stella. Quando lui compie 60 anni, consapevole della grossa differenza d'età con la moglie ma soprattutto con la figlia, dirà: è stata una scelta d'amore e non un atto di egoismo. Avendo una compagna tanto più giovane di me, so che Stella è comunque in buone mani e ciò mi fa sentire meglio rispetto alle mie preoccupazioni legate alla mia anagrafe. Purtroppo però questo è un amore destinato a finire. E appena 4 anni dopo il matrimonio, il 26 marzo 2018 Fabrizio muore, debilitato dopo un ictus, lasciando sole le due donne della sua vita. Una nuova vita lontano da tutti. Carlotta Mantovan ha deciso quindi di allontanarsi dal mondo della televisione e dall'Italia stessa, trasferitasi in Francia. Qui permette a sua figlia di crescere lontana dalla curiosità dei fotografi e di quanti le sarebbero stati intorno in quanto figlia di Frizzi. Una scelta non facile, ha ammesso, presa dopo aver riflettuto a lungo sul da farsi. Ospite a Verissimo qualche tempo fa ha commosso tutti con il suo toccante racconto su come cerca di tenere vivo il ricordo del padre nella piccola, che ormai ha 9 anni. Con Stella parliamo di lui tutti i giorni. Quando vediamo un prato di fiori gialli salutiamo papà perché era il suo colore preferito. Lo vediamo nelle piccole cose. Carlotta Mantovan ritrova il sorriso dopo Fabrizio Frizzi. Un amore grande come quello di Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi lascia il segno, soprattutto quando viene interrotto improvvisamente, e in molti si chiedono se la donna abbia un nuovo compagno, dato che ha ancora soltanto 40 anni. Al momento tutto ciò che sappiamo è che il suo unico amore sono i cavalli. Molto riservata riguardo la sua vita privata, anche sui social è difficile vedere qualche foto che non sia di splendidi paesaggi o appunto di maestosi cavalli. La sua passione per questi meravigliosi e fieri animali viene fuori da ogni immagine che la ritrae in loro compagnia, come una delle ultime nella quale la Mantovan ha scritto di esserne innamorata. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. Somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dawn.